Secondo il parroco, i contadini stanno perdendo il rispetto per la fede e la proprietà. Esagera. Come esagera? Non lo sai che si sono riuniti in un'associazione? Dicono che chi coltiva la terra ha diritto al prodotto. Non è vero, Alfred? Cosa? Scusa, mi ero un po' distratto. Dei contadini. Pretese assurde. La gente non sa stare più al suo posto. Ed è tutta colpa di tuo zio Armand. È lui che li sobilla. Quell'uomo è stato sempre la pecora nera della famiglia. Come parteggia per i contadini? Ho detto mille volte che non voglio sentir nominare quell'uomo. Non parliamone più. Ma devi riconoscere che quello che fa non è piacevole. Che cosa fa lo zio Armand, papà? È un sovversivo. Vagheggia teorie di eguaglianza di classi e altre sciocchezze del genere. Cosa significa? Niente. Perché non ne parliamo? Non è proprio il caso. Non davanti alla servitù. Per ora ti basti sapere che ha tradito la nostra famiglia e che è già stato in prigione. È tutto. Papà, non credi che abbia raggiunto un'età sufficiente per apprendere dei fatti in un modo più chiaro e più semplice? Non sono più una bambina, quindi non vedo perché dovete nascondermi. Quando riterrò opportuno parlare con te su questo argomento, o di qualunque altra cosa, te lo farò sapere. Ascolta, papà. Hélène, una ragazza per bene, se viene a conoscenza di certe cose, non deve parlarne. E poi sarebbe inutile. La sovversione è un virus che dovrà essere debellato, e comunque non è affare di donne. Quante volte ti devo dire di non sbattere la porta così? Ecco, io non volevo. Beh, la prossima volta usa...